Intanto un saluto a tutti gli intervenuti per questa iniziativa del Partito Democratico di Guardavalle, agli ospiti soprattutto dei comuni vicini che stanno partecipando a questa iniziativa. Saluto i candidati, i nostri candidati, Doris Lo Moro, candidata al Senato, Alfredo Dattorre, il nostro commissario regionale candidato alla Camera dei Deputati. Saluto Pino Soriero, che ho visto qua in sala, che conosciamo tutti. Era nascosta dietro la sigla. E mi scuso con quanti... Candidato al Senato. Io saluto anche l'avvocato Pino Pitaro, che è qua in giro, a cui poi darò la parola, perché è quello che cura il ricorso al TAR contro il dissesto finanziario del Comune. E anche per questa tornata elettorale voteremo ancora con una legge elettorale assurda, che oltre a impedire ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti, col premio di maggioranza al Senato su base regionale, rende difficile il raggiungimento di una maggioranza omogenea nei due rami del Parlamento. Sarebbe opportuno che ogni tanto si ricordi di chi è questa legge elettorale, del centrodestra e dell'UDC. Noi, il Partito Democratico, autonomamente abbiamo cercato di mettere una toppa a questa legge calcata. Abbiamo scelto Bersani quale nostro candidato alla presidenza del Consiglio con le primarie, così come abbiamo fatto le primarie per la scelta dei candidati alla Camera ed al Senato. Questo ha fatto il Partito Democratico ed il centrosinistra. Nessun esempio è venuto da altri, da quanti si riempiono la bocca sulle misfatte di questa legge elettorale. Questa sera abbiamo la presenza di tre candidati, entrambi, due dei quali legittimati dalle primarie, entrambi al secondo posto, mi riferisco a Dattorre e a Lo Moro, entrambi in posto utile per essere sicuramente eletti alla Camera dei Deputati e al Senato. E intanto, proprio per questo, faccio già gli auguri anticipati che questa legge della sua madre ci consente di fare. Io vorrei mettere l'accento sulla loro presenza. Non sono qua per raccogliere le preferenze come succedeva una volta. Questo fatto dimostra che i nostri candidati vogliono e debbono mantenere un legame con il territorio. Legame che negli anni è venuto meno e che dobbiamo assolutamente recuperare. Il tema di questa sera, gli enti locali, è scomparso dall'agenda di questa campagna elettorale. Una campagna elettorale che aveva cominciato a ragionare, a toccare i temi drammatici del momento, ad occuparsi della ripresa economica, una campagna elettorale che, per colpa del venditore di fumo di Arcore, rischia di trasformarsi in una spara a chi la spara più grossa. Noi non cadremo in questa logica. Fa bene Bersani a mantenere dritta la barra sui temi del lavoro, sulle diseguaglianze sociali, sulla moralità della politica, sull'equità quale condizione dello sviluppo. Oggi, stante la drammatica diseguaglianza sociale, di equità ne parlano anche le forze di destra e di centro, ma rimandandola ad un secondo tempo, dopo che sarà stata riavviata la crescita. Ma qui sta il punto. Ci sono precise ragioni economiche per cui la ripresa ha bisogno di una riduzione delle diseguaglianze, in Italia particolarmente elevate. Non è con la politica dei due tempi, che rimanda alle calende greche il recupero di equità, che può aversi vero sviluppo. E questa è la differenza tra la destra e il centro e le forze di sinistra sull'equità, differenza che il confuso dibattito elettorale spesso confonde. Non può sfuggire a nessuno l'importanza degli enti locali nella fase storica che stiamo vivendo, l'importanza dei comuni, degli enti che toccano con mano e da vicino i drammi sociali che si stanno consumando nel nostro Paese. Comuni che, soprattutto quelli del Sud,
e che non possono contare su un apparato produttivo locale che contribuisce a sostenere i servizi più elementari, comuni che sono in condizioni finanziarie drammatiche, causa i tagli operati dal governo e che si sono succeduti negli ultimi anni. L'iniziativa di questa sera, oltre che funzionale alla campagna elettorale per le prossime elezioni politiche, per il governo del Paese, ha l'obiettivo anche di informare i cittadini sullo stato in cui versa il nostro comune, con particolare riferimento al dissesto approvato dal commissario prefettizio con delibera dell'8 gennaio 2013. Credo che a nessuno dei guardavallesi sfugge lo stato in cui versa il nostro comune, lo stato in cui è stato lasciato dall'amministrazione di centrodestra dimissionaria. A nulla valgono le false scuse di aver trovato un comune pieno di debiti. Chi si candida per governare una realtà complessa come quella guardavallese non può fare come il capitano Schettino ed abbandonare la nave, lasciare che le liti interne abbiano il sopravvento, il paese in balia a se stesso. No, noi non condurremo una campagna elettorale per le prossime amministrative del 26 e 27 maggio pensando di trarre vantaggio dalle malefatte del PDL e dell'UDC. Lo abbiamo dimostrato in questi 2 anni di opposizione. Non siamo quelli del tanto peggio, tanto meglio. Continueremo la nostra battaglia per il futuro di questo territorio, perché si torni a parlare di problemi e non delle beghe interne al centrodestra, liti che hanno fatto pagare amaramente alla cittadinanza di Guardavalle. Abbiamo invitato ancora una volta le diverse forze politiche ad assumere le proprie responsabilità, ad agire, a fare il possibile perché Guardavalle non precipiti nel baratro, ad evitare il dissesto finanziario. Non ci sentano, pensano di poter lucrare sul fatto che qualcuno in malafede addebita questo stato di cose all'amministrazione precedente. Il PDL e l'UDC, che hanno portato per la seconda volta al commissariamento del nostro comune, non pensino che la gente al momento opportuno si dimenticherà delle loro incapacità a governare Guardavalle, delle loro liti per il potere che hanno portato al commissariamento del comune. La colpa politica di questo stato di cose è chiara e netta, e su questo non faremo sconti. La colpa di chi, come hanno candidamente affermato in consiglio comunale, non ha fatto un'alleanza per governare, ma per sconfiggere l'avversario, per vincere su un centrosinistra che ha ben amministrato questo paese. Non hanno mai pensato di governare, di affrontare i problemi dei cittadini. Si sono barricati nel comune per spartirsi le spoglie dei diversi uffici, le posizioni di comando. Dal primo giorno hanno pensato esclusivamente a come scaricare la loro incapacità a governare sui precedenti amministratori. La cronistoria di questa telenovela guardavallese è fedelmente riportata sul sito di guardavalle.net e sulla Gazzetta del Sud di oggi, in un articolo scritto dall'ex consigliere e nostro capogruppo del PD, il dottor Antonio Tedesco, e dal quale rimando per chi volesse approfondire tali temi. Il risultato drammatico è sotto gli occhi di tutti, e uso il termine drammatico nel suo significato letterale. La dichiarazione di dissesto finanziario, un dramma per l'intera cittadinanza, un dramma dal quale forse la gente non si è ancora resa conto. Le conseguenze di tale dichiarazione di dissesto sono diventate tangibili con le delibere del commissario straordinario, dottoressa Pino Costanzo, del 4 febbraio 2013. Una sfilza di aumenti, tutti con effetto retroattivo dal 2012, cioè. Una sfilza di aumenti da far rabbrividire, da far accapponare la pelle, da 2 a 4 euro al metro quadrato, per dire qualcosa, per quanto riguarda la tassa di rifiuti solidi urbani, l'IMU dal 10,6 per la seconda casa al 6 per la prima casa, l'acqua 1,57 euro al metro cubo, l'addizionale IRPEF al massimo 0,8%, gli oneri di urbanizzazione una cosa stratosferica, 12,70 euro al metro cubo, diritti di segreteria, canoni patrimoniali, tasso occupazione suolo pubblico, imposto comunale su pubblicità e quant'altro, tutte tariffe al massimo.
e che difficilmente il popolo di Guardavalle potrà sopportare. Con queste tariffe rendono difficile, per alcuni impossibile, vivere onestamente a Guardavalle. Intanto, fermo restando il rispetto che per cultura politica e che tutti noi abbiamo per i funzionari dello Stato, funzionari che vengono a governare il nostro Paese non per loro scelta, ma perché il centrodestra, le due volte che ha vinto le elezioni, ha fallito miseramente e per due volte ha portato il Comune al commissariamento. Detto ciò, neanche i funzionari inviatici dal prefetto sono esenti da critiche per le decisioni che hanno preso sulle spalle della collettività guardavallese. Intanto, un appunto al commissario straordinario mi sento di farlo, la dottoressa Pino Costanzo. Per la seconda volta non ci viene concesso l'uso della sala consiliare per le nostre iniziative politiche. Un fatto grave, un'offesa alle tradizioni democratiche del nostro Paese. È vero che noi, il Partito Democratico, è l'unica forza politica che chiede spazi per parlare alla gente. È altrettanto vero che nessun'altra forza politica ha sentito il bisogno di stigmatizzare questo comportamento del rappresentante dello Stato. Questi funzionari non hanno sentito il bisogno, prima di dichiarare il Comune dissestato, prima di prendere una decisione così grave, prima di mettere in ginocchio la nostra realtà, non hanno sentito il bisogno democratico di interpellare le forze politiche e sociali di questo nostro territorio, di provare altre strade possibili oltre quella del dissesto. Molti comuni in condizioni economiche ben più gravi di Guardavalle, per ultimo il comune di Cosenza, hanno optato per la procedura di riequilibrio decennale, avvalendosi di una legge fatta apposta per evitare i dissesti dei comuni, moltissimi comuni che hanno difficoltà economiche. Domando al ragioniere anche, come mai non ha provveduto a fare il repulisti dei residui attivi e passivi del suo comune, il comune di Palermiti, dove lavora da 30 anni e che con 1200 abitanti pagate a 2 milioni e mezzo di residui passivi. Come mai non è stato così solerte a portare al dissesto il suo comune, strutturalmente deficitario da diversi anni, cosa non vera per Guardavalle. Guardavalle non è strutturalmente deficitario, né vi è stato mai un invito da parte della Corte dei Conti ad operare in tal senso. Come mai a dicembre si dimentica che è stata istituita i primi di luglio la tassa di soggiorno a Guardavalle? Come mai si scorda di inserire nelle entrate di bilancio il lotto boschivo già venduto e non ne prevede altri per il futuro? Nessuno dei vecchi amministratori, che pare abbiano un feeling particolare, anche perché l'hanno nominato loro, come mai a nessuno di coloro che hanno causato questo disastro, a nessuno è venuto in mente di chiedergli di fermarsi, di riflettere su quello che stavano facendo. Forse qualcuno voleva caparbiamente arrivare al dissesto finanziario. Quello che abbiamo annunciato quest'estate, la volontà di svendere il nostro bene prioritario per Guardavalle, la fascia a mare, di cui abbiamo fatto pubblica denuncia. Mi sento di rivolgere al commissario straordinario un accorato appello, a nome di quanti pagano i servizi, a nome di quanti non si rassegnano alla disfatta di questo territorio. Revochi la delibera numero 2 dell'8 gennaio 2013, revochi quella sciagurata delibera ed attivi la procedura per il riequilibrio decennale prevista dalla legge numero 213 del 7 dicembre 2012, come suggerisce il revisore dei conti e come stanno facendo la gran parte dei comuni che hanno ben più serie difficoltà economiche. La revochi, signor commissario straordinario, la revochi perché mai la Corte dei Conti ha chiesto un simile atto al Comune di Guardavalle. La revochi perché, nonostante i richiami della Corte dei Conti fatti alla metà dei comuni calabresi, circa 200 comuni, tra i quali non rientra Guardavalle, rari sono quelli che hanno adottato un atto così grave per la cittadinanza. Noi, il Partito Democratico, non ci rassegniamo, condurremo la nostra battaglia contro la sciagurata ipotesi di dissesto. Abbiamo preannunciato il ricorso al TAR. Dalle altre forze politiche nessun segnale di adesione. Forse è la prova che volevano comunque arrivare al dissesto.
e con tale atto deliberativo hanno raggiunto il loro obiettivo, a scapito dell'intera cittadinanza. Ci conforta il gran numero di cittadini che sottoscriveranno assieme a noi tale ricorso contro la delibera di dissesto adottata dal commissario straordinario. Comunque, nella campagna elettorale per le elezioni del 26 e 27 maggio approfondiremo i temi economici della nostra collettività. Non sottovalutiamo le difficoltà di bilancio che a Guardavalle, come tutti i comuni d'Italia, deve sopportare e deve sopperire. Le altre forze politiche stanno lavorando per riproporre nuovi inciuci. Noi stiamo lavorando ad una proposta per portare fuori dal baratro in cui è stato portato dal centrodestra questo comune. Ragioneremo con quanti vorranno farlo su come uscire da questa difficoltà. Proporremo agli elettori la nostra, per la prossima legislatura, politiche adeguate di risparmio, di lotta all'evasione, nella convinzione che il momento è difficile. Perché non dimentichiamo le difficoltà economiche in cui versano la quasi totalità dei comuni del sud. Perché sappiamo che la ricetta per uscire da tale difficoltà non è affossare definitivamente la fragile economia guardavallese. Di questo discuteremo con i cittadini e con le altre forze politiche che vorranno farlo in campagna elettorale. Non ci appassiona lo scaricabarile sulle colpe di questo stato di cose. Non ci tiriamo indietro, non ci siamo mai tirati indietro, se occorre fare chiarezza su quanto è avvenuto in questi anni. Da noi perciò il voto per il Partito Democratico ha senz'altro un duplice significato. Il significato per il governo finalmente democratico di quest'Italia e il significato di una condanna netta a questo centrodestra che a Guardavalle ha compiuto gli scempi più acuti e che Guardavalle sta pagando sulla sua pelle. Io vi ringrazio e mi scuso per aver toccato così fortemente i temi di Guardavalle, ma sono temi che bruciano. Sono temi che bruciano a me e credo a tutta la cittadinanza. Adesso darei la parola a Pino Pipero, così chiarisce qualcosa in merito al ricorso al TAR che sta stilando per noi. Poi ci saranno interventi dal pubblico. No, allora, buonasera a tutti. Intanto voglio dire che questa, ogni tanto non sbaglia solo la politica, perché c'è questo vento di antipolitica, ma sbagliano anche i prefetti. Non averci dato la sala consiliare, io ho parlato con la dottoressa Pino 3-4 giorni fa, perché Nicola mi consigliava di parlarle, e onestamente non ho apprezzato la scelta di non dare la sala consiliare ai consiglieri, ex consiglieri, perché si discutesse di politica. È una scelta assolutamente sbagliata che non condivido, non ho condiviso, e che appunto ci permette di ogni tanto di criticare anche le prefetture. Comunque è un'altra storia. No, il titolo è molto bello, di parte dagli enti locali, l'Italia giusta. Stamattina io sto seguendo il tour da stamattina con i nostri candidati alla Camera e al Senato, e devo dire che entrambi oggi a Chiaravalle, ma anche a Badolato, anche a Davoli, hanno toccato entrambi il tema centrale del futuro della Calabria, comunque direi del Mezzogiorno, gli enti locali. Stiamo assistendo ormai quotidianamente ai disastri che sono sotto gli occhi di tutti. Parlavamo della spazzatura, usciamo da un commissariamento che è stato scellerato e guardate quanta spazzatura c'è per le nostre strade. Leggevo qualche giorno fa questa nuova edizione, forse dovremmo occuparcene, della Sorical 2. Già i disastri della Sorical 1, diciamo, sono sotto gli occhi di tutti, i comuni che stanno litigando con la Sorical per capire se il prezzo dell'acqua sia giusto o non sia giusto, tutta una serie di, diciamo, di questioni apertissime di cui ci siamo occupati come Lega delle Autonomie Calabria, gli attentati agli amministratori, i trasferimenti agli enti locali che sono stati assolutamente ridotti. Insomma, mi pare che gli enti locali sono davvero in ginocchio, e quando dico in ginocchio i comuni, sono in ginocchio anche i cittadini, perché se i comuni, diciamo, indietreggiano, è chiaro che indietreggiano i cittadini. In questo contesto mi pare doveroso parlare, Nicola, della questione del dissesto
finanziario, la delibera emessa dalla... Intanto mi dispiace dirti, ho sentito la tua invocazione al prefetto, alla commissario prefettizio di revoca, però purtroppo la legge dispone, il testo unico degli enti locali, che nel momento in cui, questa è un'altra questione, nel momento in cui viene emessa la delibera di dissesto, la delibera è assolutamente irrevocabile. Questa, quindi la tua invocazione purtroppo non porterà nessun risultato, perché è irrevocabile. Questa delibera di dissesto, che secondo me è stata frettolosamente emessa e aggiungo anche in maniera sbagliata, e direi antistorica, hai detto bene Nicola poc'anzi, Napoli, tanto per citare una città importante del Mezzogiorno, ha oltre un miliardo di disavanzo, un miliardo di euro. Reggio Calabria, si parla dai 300 ai 500 milioni di euro. Ora, tantissimi sono gli altri comuni, lo spirito del legislatore ultimo, quello del decreto Monti, la 174, è stato quello di impedire che i comuni che si trovano in ginocchio, non certo Guardaralli, poi parleremo magari un attimo su Chiaravalle, così poi le diamo la parola anche agli altri amministratori, è quello di impedire appunto che si arrivi al dissesto, perché i 2/3 dei comuni italiani, Bologna, ma anche in Calabria, Soverato, Chiaravalle, Castrovillari, sono tutti comuni importanti che rischiano il tracollo proprio perché i comuni sono impegnati da una parte a offrire servizi essenziali o meno essenziali e dall'altra parte subiscono la riduzione. Allora la legge Monti, il decreto Monti, permetteva e permette questo contraddittorio con gli amministratori comunali, perché gli amministratori comunali in questo modo possono proporre, e poi parleremo anche di procedimento, proporre alla Corte dei Conti, che è l'organo preposto, un progetto di rientro che può durare massimo 10 anni. Peraltro un progetto di rientro, perché il decreto Monti stabilisce che si possa dare fino a un massimo di 300 euro a cittadino per appunto recuperare questo disavanzo. Ora, qual è il problema? Il problema è che, ha detto bene tu Nicola, in genere il disavanzo viene, viene deliberato quando la Corte dei Conti viene attivata, si attiva la Corte dei Conti e in contraddittorio con gli amministratori stabilisce, dà un termine agli amministratori per cui dice ti do 3 mesi, proponimi le alternative, quindi diceva poc'anzi Nicola, la vendita del bosco, alternative finanziarie per uscire dal disavanzo, vendita del bosco, vendita di cespiti, a volte anche alzare i tributi, insomma tutta una serie di soluzioni tecniche che vanno ovviamente stabilite e contraddittorie con la Corte dei Conti. La Corte dei Conti, nel momento in cui, questa è la procedura, nel momento in cui si rende conto che l'offerta economico-finanziaria del comune non è sufficiente, allora invita il prefetto a diffidare l'ente a fare il dissesto. Nel caso di Guardavalle, a me sembra onestamente un po' frettoloso questa deliberazione di dissesto, perché non c'è nessuna procedura, nessuna contraddittoria con la Corte dei Conti. Si è alzata una mattina il ragioniere e ha detto sì, secondo me ci sono 2 milioni, 3 milioni di debiti, e per questa ragione invita il commissario prefettizio a dichiarare il dissesto. Onestamente mi sembra frettolosa la procedura, ma mi sembra anche antistorica questa dichiarazione di dissesto. È antistorica perché? Perché poi il commissario prefettizio dovrebbe sapere, credo che lo sappia, ma evidentemente si è disinteressata delle conseguenze che la dichiarazione di dissesto va a provocare sui cittadini. Perché ha detto bene Nicola, alzamento dei tributi, della messa in mobilità del personale, perché questo è un altro argomento importante, se il personale non è sostenibile la spesa viene messa in mobilità. Non solo, ma i crediti, le somme dei creditori vengono neutralizzate e non scattano gli interessi. Proprio un creditore legittimamente che ha dato delle forniture al comune rischia di incassare
le somme o somme addirittura ridotte dopo 2, 3, 4 anni e senza però vedersi pagate nemmeno gli interessi. Insomma, tutta una serie di conseguenze pregiudizievoli per i cittadini. Quindi ecco perché dico che il commissario, non so per quale ragione, mi auguro che non ci sia una ragione strumentale, una ragione politica dietro, essendo un commissario prefettizio, voglio presumere che non ci sia. E allora voglio però dire che è stata, secondo me, una delibera assolutamente frettolosa. Sì, noi abbiamo avuto un precedente, 48 ore fa, per la verità, un precedente importante, credo che sia il primo precedente dopo il decreto Monti, del TAR Catanzaro, con cui il TAR ha sospeso il dissesto dichiarato a Paola. In verità c'era un difetto, diciamo, di mancanza di relazione da parte del Collegio dei Revisori, perché anche di questo bisogna parlare. Cioè, il dissesto è un atto amministrativo estremamente importante che va affrontato davvero con grande prudenza, guardando i numeri uno alla volta e cercando soluzioni alternative. Però vi segnalo un altro, e poi chiudo qui perché è giusto che parlino i nostri candidati, un altro precedente importantissimo del TAR Sicilia, che deve essere confermato giovedì nel giorno 14 dallo stesso TAR. C'è un decreto del presidente Claudio, il presidente del TAR, che addirittura sospende, allargando, diciamo, anche la giurisdizione sulla Corte dei Conti. Sapete che cosa sospende? Sospende, per come diceva lui, l'invito della Corte dei Conti che ha fatto al prefetto di fidare il comune di Cefalù a dichiarare il dissesto. Questo invito del prefetto è stato addirittura sospeso in audita d'altra parte dal TAR della Sicilia riguardo al comune di Cefalù. Cioè, questo mi consola, perché evidentemente si è capito, i magistrati stanno capendo, che lo spirito del decreto Monti è proprio quello di impedire un dissesto così rapido, frettoloso, senza il passaggio della quindi questo atteggiamento del commissario, lo ritengo perlomeno superficiale e frettoloso. Chiudo, mi fa piacere stamattina aver sentito da parte dei nostri candidati un'attenzione particolare per gli enti locali. Soprattutto ho visto che anche Alfredo parlava degli enti dei comuni dell'entroterra. Io credo, parlo anche come sindaco, adesso mi spoglio un po' dei panni dell'avvocato, come sindaco anche di un comune piccolo dell'area interna, io credo che un faro andrà acceso sulle aree interne, perché è inevitabile. Questi comuni, qui siamo a Guardavalle, anche se comunque Guardavalle ha una marcia in più perché vedo che non indietreggia dal punto di vista demografico, però il problema è anche questo, cioè cominciare a accendere un faro sulle aree interne. Altrimenti, io quando sono diventato sindaco, sette anni fa avevo un comune che era 1500 abitanti, negli anni 70 aveva 3000 abitanti, oggi ha 1200 abitanti, cioè sta indietreggiando, e credo che sia questo il problema più importante, perché se crollano le aree interne, altro che Maria Bagni a Solerato o a Guardavalle Marina. Cioè, se chiudiamo le aree interne significa chiudere la pulitura dei boschi, chiudere, diciamo, tutto ciò che sta a monte, e quindi significa, secondo me, che bisogna riflettere su questa, diciamo, veloce pseudomodernizzazione per cui tutti ci andiamo al mare verso le aree costiere, e quindi chiudiamo. Quindi un'attenzione che io voglio chiedere ai nostri candidati è per le aree interne. Diciamo che adesso fotografo un'assoluta omissione da parte della giunta regionale. Da 3 anni a questa parte c'è stato un silenzio totale sulle aree interne, in genere sugli comuni. Sapete che la regione ormai è assente completamente. Abbiamo fatto l'altra volta, Michele, una visita alla presidenza per quanto concerne la spazzatura, e questi erano assolutamente senza nessuna progettazione per la raccolta della spazzatura, e chiedevano a noi sindaci un progetto. Quindi siamo davvero alla frutta anche da questo punto di vista. Quindi un invito ai nostri candidati a spendere, poi nel momento in cui saranno alla Camera e al Senato, un'attenzione per le aree interne. Grazie. Pino Soliero. Ma io solo per fare un saluto, perché poi parleranno più diffusamente Doris Lomoro e Alfredo da Torre, che sono i candidati che noi
tutti sosterremo perché facciano parte del nuovo Parlamento della Repubblica, sia alla Camera sia al Senato, per rafforzare l'impegno della Calabria a una vittoria nazionale che noi tutti auspichiamo e che vogliamo che sia la vittoria che porti a Palazzo Chigi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il nostro segretario, l'onorevole Pierluigi Bersani. Ma l'apprezzamento che io esprimo è per la battaglia di merito che voi avete esplicitato. Le cose interessanti illustrate nella sua relazione dal segretario, dall'ingegnere Bartolo, anche con molte precisazioni di dettaglio relative alle questioni del dissesto, alle difficoltà dei comuni, che vivono i comuni e che ora anche Pino Peter, il sindaco di Torre Ruggero, ha ripreso con efficacia, danno il senso del valore nazionale della battaglia che si conduce qui a Guardavaglia. Noi ne abbiamo parlato, poi lo diranno loro, certamente Alfredo, ne abbiamo parlato 2 giorni fa a Catanzaro in un'importante conferenza sul Mezzogiorno promossa assieme alla Svimez, mettendo in luce il rischio enorme della pretesa del PDL e dei suoi alleati della Lega di trattenere al nord il 75% delle entrate fiscali dello Stato. Ho concluso. Voi capite bene che non avrebbe alcuno spazio se passasse quella loro linea. Non sia mai dovessero vincere loro, altro che discutere poi delle condizioni di Guardavalle o delle cose interessanti che segnala continuamente la Lega delle Autonomie, o le questioni importanti che hanno detto gli altri amici sindaci che sono intervenuti oggi nel corso delle diverse iniziative belle e importanti che abbiamo tenuto a partire da quella di Chiaravalle. Io ho seguito con attenzione, anche alcune volte da Roma, comprando la Gazzetta del Sud, vedendo le uscite di Toto Tedesco, che è stato sindaco e che continua come capogruppo, ha continuato la sua battaglia nel merito di importanti problemi, le cose che avete segnalato voi, ma noi dobbiamo rivendicare con forza e con orgoglio la qualità del governo che abbiamo sempre espresso noi qui a Guardavalle. Quando il comune di Guardavalle, con Toto Tedesco e prima ancora con Alfredo Lancellotti, è stato uno dei comuni guida di un buon governo, di un metodo di governo positivo, costruttivo, risolutivo di importanti questioni. Ecco come si lega la battaglia vostra qui locale con il grande impegno nazionale per non far passare né la Lega né gli amici della Lega. Quindi datemi la soddisfazione, a me che sono in lista per dare un contributo politico, di poter la sera in cui attenderemo i voti avere ancora una volta quelle bellissime notizie che a me arrivavano, ricordate? Quando da Guardavalle 1.600, 1.700, 1.800 voti, questo è l'aiuto che vi chiediamo, questa è la vittoria che vi chiediamo. Alfredo, l'avete insegnato. La parola a Doris. Beh, per me venire a Guardavalle è un ritorno. Nei nostri giri vari, anche negli incontri con i tanti amministratori, qui ne vedo tanti e li saluto con affetto anche per il lavoro che stiamo facendo insieme e per l'impegno che ci stanno mettendo. Ma se c'è un comune dove non sono mancata e dove anzi sono stata anche troppo presente perché legata anche da vincoli, è la voce è la mia però, quella di Pino che mi ha falsato, perché siccome lui dopo alla fine, nella fase finale vi siete accorti che avevo la voce così. Cioè, se c'è un comune, in realtà in questi ultimi anni, l'ho detto in altri posti, lo dico soltanto così en passant, non è stato facile avere rapporti col territorio perché nel Parlamento dei cosiddetti nominati spesso non si veniva richiesti, non c'erano legami. È stato un momento molto difficile. Con Guardavalle non è andata così perché c'è un percorso
lungo negli anni, ci sono amicizie consolidate, ci sono vincoli politici che sono stati mantenuti e che si sono consolidati negli anni. Io quindi voglio iniziare nel mio breve intervento col rendere testimonianza pubblica dell'impegno dell'amministrazione di centro-sinistra di Guardavalle, avendo io seguito varie vicende, anche vicende dove si investiva in diritti e non si investiva necessariamente in opere pubbliche. Parlo per esempio dell'accoglienza dei minori, quando sono arrivati qui i minori, mi pare che fossero afghani, parlo cioè di cose che hanno a che fare con i diritti, che hanno a che fare con la civiltà. Parlo del diario della legalità realizzato da un poliziotto oriundo di Guardavalle, quindi non parlo soltanto delle opere pubbliche, quindi anche del Lido che abbiamo anche inaugurato insieme, e quindi di tante cose di cui sono stata testimone in questi anni, anche perché legata dal fatto che, come voi sapete, uno dei miei fratelli ha lavorato qui e quindi ha seguito l'amministrazione, e questo sicuramente ha agevolato i nostri rapporti perché c'era un vincolo in più, anche a te. Quindi Guardavalle è un paese che si è distinto, e si è distinto per la sua capacità di fare politica, ma anche per la sua capacità di amministrare. E lo dico agli amministratori, una cosa che va detta subito, che amministrare costa fatica. L'amministrare non è una cosa semplice, non richiede un lavoro ragionieristico, non si tratta di fare di conto, almeno non si tratta soltanto di sapere fare di conto, si tratta di sapere essere, voi sapete che io sono un amministratore, io politicamente nasco come sindaco, e quindi diciamo che la mia natura vera, quella voglio dire che mi porto dietro nella politica, è quella, la mia prima esperienza è quella di amministratore, ed è un'esperienza che ha segnato anche la mia vita politica, perché nella vita politica mi è capitato anche in Parlamento di avere a che fare con persone che non hanno il senso anche della fatica, dei risultati, mentre un amministratore si misura sui risultati. Ecco, nella politica parlata, di cui è pieno, molto spesso si sentono parlare i politici e si sentono parlare anche a vuoto, perché la politica sembra l'arte del parlare, l'amministrazione invece è l'arte del fare. Io sono per una politica che sappia fare entrambe le cose, che sappia tradurre in termini di sappia dare valenza politica all'amministrazione. Però dobbiamo tutti sapere che l'amministrazione, ribadisco, è una qualcosa che richiede capacità, fatica, abnegazione e capacità di stare giorno dopo giorno dietro a perseguire l'interesse pubblico, e che arrivare in un comune con gli occhi di un esterno, specie con l'occhio di un commissario, e guardare che hanno creato ovviamente attenzione e preoccupazione nell'amministratore, perché nessuno guarda con disattenzione quando ne è responsabile, e scegliere la strada più semplice del dissesto è un'opzione, è una possibilità, però non è probabilmente sempre la strada più giusta. L'altra cosa che vi voglio testimoniare è quella che diceva, è avvalorare la tesi dell'avvocato di Pino Pitero, lasciamo perdere l'avvocato di Pino Pitero, il legislatore è arrivato a questo decreto, alla conversione di legge di questo provvedimento, che ha anche modificato con un dibattito parlamentare che non è stato, in cui il Partito Democratico ha avuto una sua funzione, un suo ruolo, e anche decisivo è stato il Partito Democratico nella versione finale, ma ci è arrivato perché innanzitutto per la consapevolezza che i 5 anni che ci lasciamo alle spalle, i tagli lineari di cui siamo stati testimoni, hanno destrutturato i nostri comuni, li hanno, mentre a parole si parlava di potenziamento delle autonomie locali, di codice delle autonomie locali, si parlava addirittura di federalismo fiscale, e quasi che fosse la panacea di tutti i mali, che fosse il modo di spostare l'attenzione dallo Stato al territorio. Quel federalismo poi abbiamo dovuto accantonarlo, abbiamo dovuto fare i conti che i tagli lineari hanno impoverito il nostro territorio, l'hanno depotenziato, lo hanno reso incapace di rendere qualsiasi servizio, e hanno ridotto la capacità degli enti locali, delle autonomie locali di essere il luogo della democrazia. E il rischio vero con questo andazzo è che gli enti locali, che dovevano essere il luogo dove si formava la classe politica e la classe dirigente,
presidente di un paese, perché spesso si è detto anche nel Partito Democratico, e molti esempi che vengono anche da altre nazioni, parliamo per esempio della Francia, vanno nella stessa direzione. L'amministrazione è la cosa che dovrebbe fare l'amministratore. Il passaggio dell'amministrazione è un passaggio fortemente formativo per chi vuole fare politica. Noi rischiamo, se così continuano le cose, che sia il luogo in cui si distrugge la possibilità di creare una classe politica, perché si penalizza chi si cimenta con l'amministrazione e soprattutto chi ha coraggio nell'amministrazione. Il coraggio dell'amministrazione non ce l'ha chi non fa le scelte, non ce l'ha chi non spende, non ce l'ha chi non si misura con la possibilità, con i limiti di bilancio, di verificare la possibilità di creare dei servizi. Il coraggio dell'amministrazione ce l'ha chi invece fa la fatica di dare delle risposte e di rischiare delle volte, anche rischiando, perché se un sindaco non rischia nulla, se un sindaco va a fare il ragioniere, allora noi non avremo più bisogno dei sindaci, possiamo avere tanti commissari, tanti ragionieri, tanti dirigenti, che dei sindaci che, come ha fatto Scopelliti, non guardano nemmeno le carte e firmano, e non basta, non serve più il sindaco. Il sindaco invece e l'amministrazione sono i soggetti che sono chiamati alla decisione, e il Partito Democratico ci crede al punto in questa necessità di restituire la parola e la responsabilità dei sindaci, che non solo nelle riforme che più direttamente hanno riguardato gli enti locali, e la storia degli emendamenti sul codice delle autonomie parla un linguaggio che è quello del linguaggio autentico delle autonomie locali, che è il linguaggio che è nel DNA del Partito Democratico, ma ve ne dico una per esempio che riguarda un emendamento che è entrato poi nella normativa anticorruzione, che ho scritto anche io personalmente per l'unità, che riguarda gli arbitrati. Noi abbiamo voluto, siccome gli arbitrati molto spesso vanno per venti e vedono per venti le amministrazioni pubbliche, noi abbiamo voluto impedire questo andazzo degli arbitrati e abbiamo introdotto una norma che limita la possibilità di ricorrere agli arbitrati e che impone che la scelta degli arbitrati, cioè dell'introduzione della causa arbitrale, sia una scelta politica del soggetto politico che rappresenta un'amministrazione e non del dirigente di turno, che può fare interessi vari, può fare anche interessi, può anche essere un dirigente pulito, ma potrebbe non avere chiara qual è la visione politica, di interesse politico che c'è in discussione. Quindi, come vedete, la storia del Partito Democratico è una storia che affianca le autonomie locali, che esprime preoccupazioni rispetto anche a quello, al depauperamento che c'è stato sul territorio, all'incapacità degli enti locali di essere soggetto di democrazia, perché quando non si danno risposte si finisce per non essere, per ridurre anche la capacità di essere referente della popolazione. E allora, in questa battaglia anche che riguarda le guardavalle, cosa voglio aggiungere io e cosa voglio dire a supporto della vostra battaglia? Non serviva la norma sul predissesto, se era così semplice dichiarare il dissesto, non serviva una norma e un finanziamento con una ricerca di fondi che è stata anche difficile e che è stata anche una battaglia all'interno del Parlamento. Voi considerate che all'interno del Parlamento, addirittura all'interno del gruppo parlamentare del PD, c'è stata una battaglia perché posto da un sindaco di Alessandria, con un nome e un cognome, non è che siamo persone che si nascondono, perché ci chiedeva: ma com'è possibile che alla procedura di predissesto possono accedere i comuni che non hanno già avuto la contestazione? C'è la differenza tra il comune che aveva già avuto la contestazione della Corte dei Conti e che non ce l'aveva ancora avuta, e noi abbiamo voluto eliminare questa sperequazione. Questo per dire che il legislatore e il governo, che ha comunque coordinato questo lavoro, ha ben chiaro che la gran parte dei comuni italiani si trova in una posizione di sostanziale dissesto e che mette a disposizione dei fondi, tra i fondi, dei pochi fondi che non ci sono, perché è chiaro che dobbiamo preservare i comuni, che è chiaro che dobbiamo impedire il dissesto, e che delle volte impedire il dissesto significa anche avviare procedure che costano fatica, riportiamo il concetto all'amministrazione che è una fatica, procedure che costano fatica perché bisogna saper progettare, saper attivare un progetto, perché non è che la procedura di predissesto è semplicemente una domandina, bisogna essere capaci di diluire nel tempo i propri gli impegni e quindi arrivare a salvare un comune. L'obiettivo del legislatore e del governo italiano, che ha impoverito gli enti locali, era quello di essere conseguente, una volta che si è conseguente sul fatto, una volta che si è conseguente
consapevoli dei danni che si sono provocati sul territorio, si pone questo limite e si stabilisce una nuova procedura per evitare il disastro sul territorio. Tutto questo evidentemente richiede capacità di interloquire, tutto questo richiede capacità di dare una sana lettura della legislazione vigente, e per tutto questo purtroppo richiede capacità di assumersi delle responsabilità. Ecco perché in questa storia la responsabilità maggiore, io sinceramente, io sarà perché faccio politica e non mi interessa interloquire o vedere responsabilità in probabili o improbabili commissari prefettizi che poi fanno, scelgono secondo delle loro possibilità anche e di limiti che possono individuare, che non sto qui a giudicare perché non conosco le carte e non potrei entrare nel merito. Ma la vera responsabilità in questa storia ce l'ha il centrodestra, perché non si vince una campagna elettorale a filo come è successo a Guardavalle, non si vince una campagna elettorale dopo anni di buona amministrazione per consegnare, per far cadere in tempi rapidissimi un'amministrazione per assumersi la responsabilità di un commissariamento. Il fallimento vero in questa questione è quello del centrodestra. Centrodestra che è incapace di governare dovunque si collochi, a livello nazionale, a livello regionale, a livello comunale. E questa è la storia ultima di Guardavalle. E allora dobbiamo insistere da questo punto di vista, dobbiamo insistere, e io sono d'accordo con voi sul ricorso al TAR, perché non ci devono essere conseguenze per gli ex amministratori di centrosinistra e per la popolazione, ma dobbiamo insistere anche in questa campagna elettorale a far capire alla gente che il Partito Democratico è il partito che è vicino ai cittadini e agli enti locali, e che il centrodestra rappresenta in Italia, nella Calabria e a Guardavalle, ma in tanti altri, nei paesi che ancora governano, un centrodestra incapace di assumersi delle responsabilità. Spesso Alfredo fa l'esempio, adesso che ci stiamo alternando, della spazzatura, ma scusate, noi avevamo chiesto, a seguito del, quando è stata depositata la relazione sul ciclo dei rifiuti, sulla raccolta dei rifiuti al Parlamento, il Parlamento all'unanimità ha chiesto che finisse il commissariamento, sembrava che non ci fossero le condizioni per continuare un commissariamento e sembrava che il problema fosse ridare il potere, cioè la responsabilità di un'amministrazione scelta dai cittadini, che in Calabria significava la Giunta Scopelliti. Eppure da allora non solo la Giunta Scopelliti non si è mai assunta nessuna responsabilità, ma si sono rincorse le responsabilità. C'è stato lo scaricabarile che ha prodotto, che non è stata realizzata non solo per le discariche, ma intanto il commissariamento e il combinato disposto commissario Giunta Scopelliti non ha prodotto un'alternativa che fosse una in Calabria. E allora oggi, anche rispetto a questi fallimenti, non possiamo essere indulgenti. Dobbiamo anche capire che dobbiamo abituarci ad esprimere dei giudizi sulle incapacità degli altri. Incapace la giunta di centrodestra di Guardavalle, incapace la giunta di centrodestra della regione Calabria, incapace, e lo ha dimostrato Berlusconi, che è dovuto fuggire dal governo perché l'incapacità di reggere all'urto all'interno della nazione e all'esterno della nazione. Questa è la situazione in cui ci troviamo. In tutto questo ovviamente faremo la battaglia, oggi non è il momento di parlare delle comunali, perché la faremo a maggio la battaglia per le comunali, e intanto speriamo che ci sia una sospensiva e un ricorso favorevole rispetto al dissesto. Ma intanto ci troviamo oggi a parlare, e i tanti sindaci presenti sono qui per interloquire sul valore degli enti locali, perché ci troviamo davanti alle elezioni politiche in cui dobbiamo decidere insieme da che parte stare, e in Calabria dobbiamo capire fino in fondo, nella Calabria in cui non c'è una strada che funzioni, in cui il dissesto idrogeologico siamo tutti a rischio, non c'è un comune che non sia a rischio dal punto di vista del dissesto idrogeologico, dal punto di vista sismico e quant'altro. Che non serve più l'elenco dei problemi, che serve una classe dirigente che si assume delle responsabilità, e che serve un governo che rispetto ai problemi di una regione come la nostra, che è in dissesto da tutti i punti di vista, si assuma la responsabilità di farci sapere, di ascoltarci e di farci sapere come intendiamo procedere. In tutto questo noi ci siamo, il PD c'è, gli enti locali sono un soggetto che è individuato dal PD storicamente come il soggetto che deve garantire la coesione sociale del territorio, e noi quindi dobbiamo andare avanti, sì, c'è una grande responsabilità,
perché siete poi quelli che interloquite direttamente, siete i referenti dei cittadini, siete l'elemento delle lagnanze dei cittadini, siete quelli che più sopportate anche, diciamo così, dalle lamentele e le carenze, e che scontate le carenze che ci sono sul territorio, ma noi siamo con gli enti locali, con i sindaci quando si tratta di portare avanti le battaglie comuni. Facciamo anche quella del 24 e 25 di febbraio, e anche il giorno dopo saremo qui per continuare le altre battaglie a fianco dei nostri sindaci, che in questa campagna elettorale mi sembrano ancora più straordinari, interessanti e preparati di quanto potessi dire il giorno prima, perché oramai ho imparato a conoscervi tutti e veramente ad apprezzarvi tutti. Abbiamo una classe dirigente plurale anche in Calabria, fatta di sindaci, di amministratori, di dirigenti politici, di persone che hanno fatto la storia, come la storia non solo delle amministrazioni ma la storia politica del nostro partito, che sono sul territorio, che sono dappertutto, che vanno ascoltati e che vanno rappresentati con la stessa dignità con cui loro interloquiscono con noi. Io spero che ne saremo capaci. Io sono decisa, soprattutto dopo le primarie, il discorso che abbiamo fatto con te e con Totò e con Tedesco, soprattutto la mia partecipazione alle primarie è stata soprattutto questo. Io ho voglia di fare politica perché ho voglia di rappresentare qualcosa e qualcuno, perché ho voglia di cambiare la realtà, ma la realtà, se vogliamo cambiarla, la dobbiamo cambiare insieme. Questa è la verità. Oggi sui problemi di Guardavalle, domani sui problemi di Satriano, sui problemi degli altri comuni, sui problemi della Calabria, interloquendo con chi i problemi li conosce e i sindaci i problemi li conoscono. La parola ad Alfredo Dottori per le conclusioni. Sì, grazie a questa occasione di incontro, ho dato l'orario, io non vi tratterrò per molto, però mi fa piacere essere qui, concludere qui questa intensa giornata di incontri elettorali in questa zona, ma non ci sono le preferenze, lo sapete, non ci sono i collegi, quindi diciamo, dal punto di vista puramente individuale noi ce ne potremmo stare al calduccio, ma anche perché molti ci dicono che questa campagna elettorale, i sondaggisti ci dicono che questa campagna elettorale si decide soprattutto in televisione, che contano i grandi flussi di opinioni orientati dai media nazionali e che le iniziative territoriali non servono. Noi innanzitutto non pensiamo questo, punto primo, pensiamo invece che la rete territoriale conti e che soprattutto al sud, in Calabria, nella rete dei piccoli comuni, delle aree interne, attivare il tessuto della nostra militanza, la rete dei nostri amministratori, la forza di chi ogni giorno sta sul territorio a contatto con le persone, con i loro problemi, con le loro richieste, con le loro istanze, sia assolutamente decisiva. Ma poi lo facciamo anche, come dire, per un impulso più di natura politica ed etica, perché avvertiamo la scelta che su di noi, su me e Doris, che abbiamo fatto le primarie, e su Soriero, che ha deciso di mettersi a disposizione per una candidatura di servizio con spirito di militanza, questo territorio ha fatto. Io personalmente, nel momento in cui ho rinunciato a diventare parlamentare per un'indicazione della segreteria nazionale, stando nella quota nazionale, ho deciso invece di partecipare alle primarie e quindi di venire fuori da un'indicazione democratica, ho consapevolmente stretto un vincolo con questo territorio, non soltanto con la Calabria, ma in particolare con la provincia di Catanzaro, con i circoli, con gli amministratori di questa realtà, con i tanti che sia pure nell'ambito di un confronto che è stato rapido, convulso, che non ci ha consentito forse di spiegare bene tutti i passaggi, con i tanti che hanno espresso un voto favorevole, anche con chi legittimamente ha espresso altre posizioni. Ma dopo le primarie noi ci sentiamo vincolati col voto di tutti. Questo voto rappresenta per noi, penso di poter parlare anche a nome di Doris, un vincolo politico e morale per i prossimi 5 anni, ad avere un rapporto stabile col territorio, un rapporto che naturalmente nel mio caso, io vivo a Roma, mi impegnerò a fondo per avere una presenza costante qui, per stringere anche un rapporto umano
con tanti di voi, perché anche una consuetudine umana serve poi per fare le cose. Ma crediamo che poi l'esito di questo impegno debba anche essere misurato soprattutto dai risultati, quindi io cercherò di mettere anche il mio ruolo a Roma al servizio di questa terra. In fondo, il senso di questa operazione qual è? È un investimento per creare un raccordo più stretto con Bersani e col gruppo dirigente nazionale, per portare la Calabria e la provincia di Catanzaro nel cuore del progetto di governo del paese. Quindi l'incontro di stasera per me e per noi significa anche riaffermare questo impegno, e sulla base di questo impegno proseguire per ciascuno di noi la campagna elettorale alle prossime due settimane. Io voglio fare due rapide considerazioni, non la farò troppo lunga. La prima riguarda il valore dell'autogoverno locale. Ne hanno parlato bene tutti coloro che mi hanno preceduto, tra l'altro hanno un'esperienza amministrativa. Noi dovremmo battere di più su questo tema anche a livello nazionale. Dovremmo spiegare come uno dei punti fondamentali della proposta del PD sia quella di un cambiamento culturale rispetto anche al modo in cui abbiamo inseguito la Lega sul terreno del federalismo. Il federalismo non è il centralismo regionale, che è quel mostro che abbiamo sostituito al centralismo nazionale con la riforma dell'articolo 5. Il vero federalismo è ciò che unisce dal basso le comunità locali in una sintesi più alta, in un progetto di ricomposizione in cui le esigenze nascendo dal territorio non nascano in contrapposizione, ma trovino dei livelli di sintesi e di ricomposizione. Il PD deve essere il partito dei comuni e dei sindaci, deve costruire il vero federalismo, la vera sussidiarietà, ribaltando un federalismo che invece finora è stato basato su una centralità delle regioni. Puntare sui comuni significa dare innanzitutto respiro ai comuni. Qui si è parlato della questione del dissesto e degli errori che sono stati compiuti. Più in generale, noi abbiamo la necessità di ridare respiro ai comuni italiani, in particolare ai comuni calabresi. Allora dobbiamo, come primo atto, io credo uno dei primissimi atti del nuovo governo, ridiscutere a livello europeo il patto di stabilità e fare in modo che almeno per le spese di investimento, per i lavori che sono di messa in sicurezza di un edificio pubblico, di una scuola, di una strada, i comuni possano scomputare queste spese dal calcolo del patto di stabilità. È la prima esigenza, perché questo presidio di democrazia, di partecipazione, di legalità, questi sono i comuni in tante realtà della Calabria, possa tornare a respirare, possa dare anche un po' di ossigeno all'economia. E noi dobbiamo poi fare in modo anche che il nostro partito interloquisca di più con i sindaci e con gli amministratori. Dobbiamo fare che il nostro tessuto di piccoli amministratori diventi la nervatura fondamentale di cui disponiamo per ricostruire un rapporto saldo con le comunità locali. Da questo punto di vista, davvero io chiedo non soltanto ai militanti, ai segretari di circolo, ma in particolare ai sindaci, agli assessori e ai consiglieri comunali, una mobilitazione straordinaria in queste due settimane. È in gioco il destino, il vostro destino, non soltanto come cittadini della Calabria, cittadini italiani, non soltanto come militanti del centro-sinistra, ma anche come amministratori. Aiutateci a spiegare ai cittadini la posta in gioco. Aiutateci a raggiungere quante più case possibile. Qui abbiamo i facsimili, ne vedete anche la complicazione, quanti simboli, quanta confusione su quella scheda, quanta difficoltà magari da parte di tanti anziani a districarsi. Allora davvero è essenziale, sono importanti le iniziative, ma poi quello che è decisivo è il lavoro famiglia per famiglia, casa per casa, per distribuire il materiale, per spiegare bene a ciascuno come si vuole. Seconda considerazione. Io lo ripeto spesso, ma credo che sia il punto decisivo. Dobbiamo sapere che non sono elezioni come le altre, sono elezioni decisive per il futuro del paese, delle nostre famiglie, dei nostri figli.
l'Italia è un bivio, possiamo ripartire se ci sarà un governo stabile, se il centrosinistra avrà una chiara maggioranza, se ci sarà la possibilità di lavorare 5 anni seriamente, rimboccandoci le maniche, affrontando finalmente i problemi, smettendo di raccontare favole e ricostruendo un rapporto con il paese basato sull'onestà e sulla serietà. Ma se così non fosse, noi siamo a rischio come organismo nazionale, perché un'Italia che dovesse finire nell'ingovernabilità e magari dovesse di nuovo terminare nelle braccia del populismo, dell'irresponsabilità, sarebbe un'Italia che si distaccherebbe definitivamente dall'Europa, che finirebbe anche per spezzarsi al suo interno. Sono elezioni in cui si decide della salvezza dell'Italia e dentro questo del destino del sud, delle nostre comunità. Io credo che al sud e in Calabria la destra ha già perso, sono improponibili, ne avvertiamo il discredito, chiunque di noi abbia partecipato a confronti con esponenti della destra in questi giorni, a me è capitato diverse volte, come a Doris, nelle televisioni locali, ne misura la pochezza degli argomenti. Questa destra è evidente che non ha più nulla da dire, hanno preso un sacco di voti qui nel 2008 con Berlusconi e sappiamo l'uso che ne hanno fatto, hanno tradito questi voti sulla base dell'accordo con la Lega Nord, hanno tolto i soldi del sud, i fondi FAS, e li hanno utilizzati per pagare le multe degli evasori fiscali al nord. Avevano preso un sacco di voti nel 2010 con Scopelliti e abbiamo visto che fine ha fatto il governo regionale a meno di 3 anni dal suo insediamento. E adesso si ripresentano, troverete il simbolo sulla scheda, di nuovo con l'alleanza con la Lega Nord. Berlusconi ha sottoscritto un accordo con la Lega col quale si impegna a lasciare i 3/4 del gettito fiscale delle regioni più ricche del paese lì. Significherebbe la bancarotta dello Stato e la fine dei diritti di cittadinanza al sud. La Lega ha esercitato un enorme potere di ricatto, è incredibile che un partito che oggi a livello nazionale non arriva neppure al 5%, rispetto a quest'uomo disperato Berlusconi che si gioca il tutto per tutto per difendere la propria impunità giudiziaria e i propri interessi patrimoniali, sia riuscita ad avere tanto, e hanno ottenuto perfino di presentare il simbolo nelle regioni meridionali. Davvero io credo un'offesa per la nostra dignità e la nostra intelligenza di meridionale. Quindi io credo che loro avranno un voto di ripulsa. Adesso questi signori della regione proveranno nelle ultime 2 settimane a utilizzare il potere, la sanità, gli enti regionali, le promesse di finanziamento, le promesse di assunzioni, proveranno a fare di tutto per limitare i danni. Ma guardate, ci sono dei momenti in cui la forza del cambiamento è così forte che non saranno certo questi mezzucci a trattenerla, anzi io sono convinto che l'orgoglio dei calabresi si ribellerà rispetto a questi strumenti. Il problema che abbiamo qual è? È che questo fallimento della destra, questo tradimento della Calabria da parte della destra lascia un grande vuoto politico, lascia una grande disaffezione nei cittadini. Noi abbiamo tante persone che sono schifate, che fanno fatica anche a distinguere, che sono tentate dal non andare a votare o dal protestare. Noi dobbiamo utilizzare queste 2 settimane per parlare a queste persone. Persone anche oneste, magari anche non di sinistra, persone per bene però, che avevano votato l'altra volta per loro pensando che servisse a cambiare. Oggi noi dobbiamo presentarci non soltanto con il volto di una forza tradizionale di centro-sinistra, noi dobbiamo presentarci consci della nostra responsabilità, che non è la responsabilità di una parte, è la responsabilità di salvare l'intero paese, perché questo è il compito che la storia ci assegna in questo momento. E quindi convincere anche tanti indecisi, tanta gente che vuole protestare, a dare invece un voto di cambiamento, a fargli capire che c'è finalmente in campo una forza che non lascerà più solo il sud, non lascerà più sola la Calabria. Spiegare che qui non si tratta soltanto dell'alternanza tra destra e sinistra, si tratta di una decisione diversa, di una decisione storica
che deve vedere unite le forze sane della Calabria. E anche per questo, consentitemi di dirlo, io credo che alcune forze politiche, in particolare in questa regione, siano venute meno alla loro responsabilità e al loro compito. Io trovo francamente incomprensibile l'atteggiamento dell'UDC, che a Roma si presenta col volto di chi ha mandato a casa Berlusconi, di chi propone una fase nuova, e qui in Calabria continua a sostenere Scopelliti. Io credo che questa incoerenza e questo opportunismo saranno puniti dagli elettori, perché questo è un modo di sottovalutare l'intelligenza degli elettori. L'UDC pagherà un prezzo per questa doppiezza ed è imbarazzante, devo dire, sentire Cesa che viene in Calabria. Da un lato deve dire, ah certo, il PDL qui si presenta con la Lega, e poi un minuto dopo è costretto a dire, perché se no Scopelliti licenzierebbe gli assessori regionali che non hanno la certezza dell'elezione, quindi non saprebbero poi che fare, continueremo a sostenere il governo regionale, pur sapendo che questo sarà impossibile, perché dopo che ci sarà un voto di cambiamento il 24 e il 25 febbraio, questa giunta regionale sarà stata bocciata dagli elettori, è evidente che non potranno andare avanti. Ma l'incoerenza, io credo, in politica non paga. Così come noi dobbiamo spiegare bene ai cittadini che non è il tempo della protesta sterile. Forse chi vive in Emilia Romagna, chi vive in Toscana, chi vive in Umbria, rispetto a un assetto consolidato, si può anche consentire il gusto della protesta. Può dare un voto a grillo, può dire, può lanciare un segnale di insoddisfazione verso la politica. Ma noi qui in Calabria non stiamo ragionando di questo. Noi qui stiamo ragionando della sopravvivenza di questa comunità, del fatto che la Calabria torni ad avere una voce in un governo amico. E allora perché seguire un demagogo che mette tutti sullo stesso piano? Certo, Grillo, è chiaro, solleva dei temi reali, solleva il tema di una politica che costa troppo rispetto a quanto produce, che molto spesso è fatta da farabutti che pensano all'arricchimento personale. Questi problemi ci sono, è chiaro che bisogna dare risposte. La politica, per tornare a esercitare la sua funzione di guida, deve recuperare una sua autorevolezza, io direi un'autorevolezza francescana. Noi nei prossimi anni, rispetto a taluni spettacoli che sono stati dati, dobbiamo dare l'idea che chi fa politica sul piano personale fa quasi un sacrificio sul piano personale. Io capisco, molti dicono, certo, gli stipendi dei parlamentari sono stati ridotti, un parlamentare oggi guadagna meno rispetto a un avvocato, a un medico, ma non sono argomenti in questo momento. Chi fa politica in questo momento, perché la politica torni ad avere una funzione di guida e possa correggere le tante storture che ci sono nella società, possa per esempio mettere delle regole alla finanza, alla speculazione, la politica deve tornare ad avere l'autorevolezza che avevano uomini come Moro e come Berlinguer. Per cui magari si poteva non essere d'accordo con tutti, ma nessuno gli sarebbe passato nemmeno per l'anticamera del cervello di pensare che quegli uomini avevano fatto quella scelta politica per arricchirsi, per avere una bella casa, per avere una bella vacanza. Erano probabilmente persone che non sapevano neppure che cos'era una vacanza, che se si andava a casa loro ci si meravigliava del fatto, della modestia delle loro abitazioni. La politica deve tornare a dare questo esempio per poter essere credibile. E noi come PD qualche passo l'abbiamo fatto. Se si è dimezzato il finanziamento pubblico dei partiti, è stato fatto perché Bersani si è impuntato e ha detto o si fa così o il PD non ci sta, mentre Berlusconi e Casini stavano lì a dire riduciamo del 10%. Se sono stati tolti i vitalizi è perché Bersani si è impuntato, a partire dall'Emilia Romagna che ha dato l'esempio, e poi altre regioni sono stati aboliti anche a livello nazionale. Sono stati i nostri parlamentari come Doris Lo Moro a presentare un disegno di legge che altri non hanno approvato, per dire, scusate, ma perché un parlamentare deve guadagnare più del sindaco di una grande città? Non c'è nessuna ragione. Si fissi un livello, un parlamentare guadagna quanto un sindaco, non di più.
Siamo stati noi che abbiamo proposto di ridurre i parlamentari, Berlusconi lo ha impedito inventandosi la storia del semipresidenzialismo. Siamo noi che abbiamo detto superiamo questa legge elettorale e Berlusconi, pur di nominarsi i suoi avvocati, i suoi cavalieri serventi, le sue amiche, ha impedito che questo avvenisse andando a elezioni anticipate. E noi siamo stati gli unici coerenti a limitare i danni di questo sistema elettorale facendo le primarie. Abbiamo provato, almeno in parte, come dice Bersani, ad ammazzare il Porcellum, gli abbiamo dato un bel colpo con le primarie e adesso lo ammazzeremo definitivamente dopo la vittoria delle elezioni con una nuova legge elettorale. La legge elettorale che abbiamo basata sui collegi, un rapporto diretto con il territorio, e anche questo non servirebbe perché siamo persone d'onore, lo faremmo comunque, ma anche questo sarà uno stimolo a mantenere poi costantemente il rapporto con il territorio che ci ha eletti. E poi abbiamo l'estremismo, la malattia infantile della sinistra italiana. Ci sono i professori perennemente insoddisfatti, ci sono i figli di papà, sono quelli, hai capito, che ti spiegano. Io li avevo, mi ricordo, nei miei anni all'università c'era, consentitemi solo di raccontare questa aneddoto, c'era il figlio di un noto avvocato della città in cui vivevo, che aveva passato tutto l'arco, era passato dal giovanissimo, era stato missino, poi era stato radicale, poi era stato socialista e poi a un certo punto, siccome faceva figo, era diventato della sinistra radicale, della sinistra negriana, e spiegava a me, che vengo da una famiglia, diciamo, di madre casalinga, mio padre faceva un lavoro assolutamente normale, ho studiato anche con sacrifici, lui figlio di avvocato molto benestante, con case a Roma, case a lei, mi spiegava che cos'era la sinistra, mi spiegava che lui era di sinistra. Io lo ascoltavo, provavo a capire questa. Ovviamente poi questa sinistra di chi è sempre più puro, di chi ti spiega sempre che bisogna essere più rivoluzionari, che bisogna sempre rilanciare, alla fine è sempre la migliore alleata della destra. Nella storia italiana è stata sempre così. E l'ottimo Ingroia sta facendo esattamente lo stesso tipo di lavoro, lo stesso tipo di lavoro. Cioè, nel momento in cui il paese può cambiare e c'è il PD che si è assunto la responsabilità del cambiamento, c'è l'estremismo, un concentrato di tutti gli estremismi: estremismo giudiziario, estremismo sociale, estremismo parolaio. Che porta? Mica polemizzano con Berlusconi, mi sentite mai Ingroia? Ma giusto qualche battuta. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è il PD. Perché questo eterno gioco italiano, che quando c'è la possibilità del cambiamento, una serie di forze si mettono in azione e naturalmente individuano nell'estremismo di sinistra, che poi è un estremismo dei figli di papà, di quelli che mica per loro la politica è una cosa che serve per cambiare la vita delle persone, per loro che hanno la casa, l'attico, la politica è un gioco intellettuale, è un'occasione, come dire, per chi la spara più grossa, per mostrarsi sempre più puro. Mica gli interessa la vita della povera gente, non sanno, probabilmente non, vita loro non hanno mai veramente frequentato neppure i luoghi del disagio. E quindi questo è il punto di fronte a cui ci troviamo. Io credo che noi dobbiamo fare un grande appello per un voto di cambiamento, per un voto di cambiamento contro una finta sinistra parolaia e inconcludente che rischia semplicemente di dare una mano a Berlusconi e rischia di riportarci indietro. Ma d'altra parte, guardate, per tanti Berlusconi fa comodo, perché Berlusconi, come dire, mantiene inalterati gli assetti sociali in questo paese e consente a tanti di sentirsi con la coscienza pulita, consente di sparare contro la sinistra che non lo manda via, consente di sentirsi, come dire, dei fustigatori della pubblica morale, e nel frattempo, come dire, le classi che comandano in Italia stanno ben al calduccio, ben riparato.
Questo noi come meridionali non ce lo possiamo consentire, in particolare noi, perché qui noi abbiamo bisogno più che altrove del cambiamento. Qui abbiamo bisogno di lavoro per i nostri giovani, qui abbiamo bisogno di uno Stato che torni a fare lo Stato in termini di investimenti, in termini di infrastrutture, in termini di diritti minimi di cittadinanza. Cioè qui abbiamo bisogno di una politica concreta di trasformazione. Quindi spieghiamo anche ai nostri giovani che non è il tempo dell'agitazione sterile, è il tempo di prendersi la responsabilità vera del cambiamento e di farlo con un grande voto. Io sono convinto di questo. Guardate, la Calabria è stata la regione nel 2010 in cui la destra ha vinto col consenso più ampio, ha vinto con quasi il 30% dei voti. Se i dati che ci consegnano i sondaggi e le sensazioni che ciascuno di noi riscontra sul territorio sono vere, noi potremmo vincere bene in Calabria. Si tratterebbe, se ci pensate, meno 30, più invece per noi una cifra consistente, del più gigantesco spostamento di rapporti di forza politici tra tutte le regioni italiane. Cioè la Calabria potrebbe essere la regione italiana che rispetto a 3 anni fa più dà il segno del cambiamento, cioè la regione più martoriata sarebbe quella che si mette alla testa del treno del cambiamento in questo paese, che stringe un patto di ferro con Bersani per il governo e che entra nel cuore di questa esperienza. Noi abbiamo fatto già un primo tratto col voto delle primarie, il PD ha investito fortemente su Bersani, la Calabria è stata la prima regione italiana nel sostegno a Bersani. Dobbiamo, io credo, proseguire in questa direzione e il 24 e il 25 febbraio ci potrebbe consegnare non soltanto un nuovo governo a livello nazionale, ma anche l'inizio di una fase completamente diversa in Calabria, in cui mandiamo un bel avviso di sfratto a Scopelliti, ci liberiamo di un presidente della regione che ha lasciato, pensiamo solo alla spazzatura, è l'emblema, diciamo, è la sintesi perfetta dei risultati di questo governo regionale. E ci regaliamo anche un PD che con questo successo elettorale è un bel tonico anche per rimetterci in campo come partito, come comunità. Abbiamo lavorato sodo assieme a tutti voi in quest'anno per superare gli errori del passato e il voto ci potrebbe dare la definitiva garanzia che completeremo questo cambiamento in direzione di un partito più unito ma anche più rinnovato, più autonomo e che recupera fino in fondo interamente il senso della propria missione. Grazie e buonanotte.